La CICAS al servizio delle microimprese si arricchisce di nuove articolazioni. Sono delle articolazioni molto importanti a livello regionale, che sono la sanità, la formazione e l'agricoltura. Sono tre linee di intervento che abbiamo voluto inserire a livello regionale, poiché già a livello nazionale ovviamente sono presenti, dove noi riteniamo che esse siano strategiche, sia per un fatto puramente politico, istituzionale, ma soprattutto per un fatto di coerenza e vicinanza a quelli che sono i nostri associati. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo di Vetro si è parlato tra l'altro dell'importanza della formazione. Molte volte le imprese sono poco informate di quelle che sono le proprie opportunità. È compito nostro, così come compito di ogni istituzione, è quella di informare le imprese, i cittadini delle opportunità. La CICAS vive anche di terziario e le richieste degli associati sono diversificate. Proprio per questo a Catanzaro sono state inaugurate tre nuove strutture. CICAS Form, CICAS Sanità Privata e CICAS Agri, AgriCICAS. Sono tre segmenti che avevano bisogno di un sostegno, di un aiuto, di una partecipazione importante e noi proprio qui oggi a Catanzaro, in questa bellissima piazza, in questo bellissimo palazzo che ci ospita, daremo l'opportunità a tre professionisti del settore di poter rappresentare la nostra sigla con queste tre sigle di nuove istituzioni.